Ma quella società che prelevava questi bambini, poi dai suoi documenti, è stata condannata? Questa è la domanda. Sì, allora un po' nel titolo finale, se qualcuno magari è riuscito a leggere, sì, nel cartello finale. Allora, due cose al volo. Su questo la Confederazione Svizzera per anni ha fatto finta di niente. Questa realtà legata alla Pro Juventute. Allora c'era la Pro Juventute, che era un'associazione per la tutela e l'aiuto dell'infanzia bisognosa, che tra l'altro era famosa anche in Italia, almeno io da piccolo ricordo, venivano venduti i francobolli per sostenere questa cosa della Pro Juventute. Poi c'era una sottosezione che era chiamata per i bambini di strada, Food Kinderlandstrasse. Questa qui era quella che si occupava di tutti i figli di nomadi, i figli di ubriaconi, i figli in alcuni casi di donne sole, alcuni parecchi casi, anche di donne sole. Quindi c'era questa cosa qui, e questi sono quelli che hanno subito una maggiore persecuzione, di cui negli anni 70-80, poi c'è stata diciamo, grazie a questo giornalista che ha intervistato molte madri di questi bambini che l'hanno cercato tutta la vita, è scoppiato il caso e si è saputo che, insomma, almeno 5.000 bambini erano spariti. Sulla base di questo polverone è stata creata a un certo punto una commissione. La Svizzera ha riconosciuto questo malfatto, diciamo, questa cosa, e ha stabilito che ci fosse un risarcimento alle famiglie, ma il risarcimento però comportava che si portassero le prove che i bambini erano stati, tutta una serie di cose che potete anche immaginare. Gli zingari non è che avevano il quadernino con gli appunti del giorno in cui gli hanno portato via il figlio, eccetera. Quindi, però, ci sono persone, e una ha lavorato con noi, Uschi Waser, che ha fatto sia da interprete, ma soprattutto è stato per me un testimone morale molto forte, importante, che ha subito questa vicenda. Una persona che è stata in 14 collegi diversi e che lotta ancora per questa cosa qui, e che continua a cercare di tenere viva questa problematica, e devo dire che da questo punto di vista, per fortuna che ci sono loro. Poi la Svizzera, che nell'immaginario del primo mio, ma in generale è un paese strepitoso della cioccolata buonissima, è anche il paese dove il voto alle donne è stato dato nel 70 e qualcosa. Non so se... Dopo noi, come il famoso Fiera Cortellesi, dopo il giugno 46, quando si è votato per monarchia e repubblica, prima volta in Italia. Sì, cioè, se, Sì. Dopo, sono 30 anni 24 anni. dopo, no? Il film è stato accolto, dunque l'uscita in sala ci sarà adesso a fine marzo, in Svizzera. La Svizzera sono tre, poi io lo so, il Canton Ticino c'ha un certo tipo di acquisto, c'è cioè chi compra solo per il Canton Ticino, un certo tipo di film, che è legato al Festival di Locarno, poi c'è la Svizzera francese e la Svizzera tedesca, non sempre i distributori sono gli stessi, e quindi qualche volta esce prima o dopo nelle tre Esatto. versioni svizzere che Comunque esistono. l'abbiamo presentato al Festival di Zurigo, ha avuto un buon riscontro, sicuramente c'era un pubblico con una certa sensibilità, e la cosa bella è che nella seconda proiezione c'erano anche molti Yeniche che sono venuti, alcuni hanno lavorato con noi, e questa è stata un'altra cosa molto bella. Eh sì, che è una popolazione terza per numero in Europa, dopo i Rom, i Sinti, e terzi sono gli Yenish. Che sono, Grazie. l'ultima cosa, che sono presenti anche in Francia, moltissimi, perché sono scappati dalla Svizzera o dalla Germania a suo tempo. Ci sono anche in Italia, per lo più, diciamo, nella zona delle valli di Bormio, quella zona lì, ma curiosamente c'è una comunità scappata in Sardegna, che dice, boh, così. E niente, con questo Grazie. concludo. Devo dire Grazie a Giorgio Diritti. grazie.